Ok, eccoci qua ragazzi, benvenuti nella seconda parte di The Witch House. Mi sembra che è la seconda. The Witch's House. Witch's House. Sì, da tanto che non registro, però non perdiamoci parole. Continuiamo. Non ricordo dove era arrivato. Oddio, non ricordavo che la grafica era così cupa. Si può correre, vero? Spero di sì. Spero che lo sia con questo tasto. Invece è proprio con questo tasto che si corre, wow. Comincia a laggare, non si sa perché. Apri la porta. Che qua laggava, mi ricordo. Perché lagga? Vabbè, dovevamo andare qui dentro, mi sembra. La cucina è occupata. No. Dico che è busy. Busy significa occupata. Serve una mano, forse. Sta bratta mi uccide. Non è una blatta però, sì, è uno scarafaggio. Sbaglio, qualcosa sta affettando da solo. Oddio. C'è qualcuno di invisibile qui. Parla. Non fare niente. Ah, sono occupata, sono occupata. Dai una mano. Oh, grazie. La persona invisibile ti ha dato un'arma. They push your wrist onto the cutting board. Devi fare il coltello nella tavola da cucina. Una mano è esattamente quello che di cui avevo bisogno. Oddio, che è? Mi ha amputato la mano. Mi ha amputato la mano. Cazzo. Figa. Cazzo. Poteva dire prima, lo gradava ovviamente. Mica ha smesso di lagare, stavo scherzando. Oh Cristo, come si muove. Sì, col cavolo che adesso è la tua. Andiamo via. Bloccata, ovviamente. Oddio. Oh, un libro intitolato Dining of Cucina dell'aristocrazia. Aristocrazia culinaria. Vabbè, leggiamo. Le persone. Le persone di classe, insomma, mangiano sempre, si divertono con delle posate in argento. Oddio. Un'addizione, oddio. Vabbè, gli utensili d'argento cambiano colore a contatto con il veleno e rendono making them quite useful, cioè li rendono utilizzabili. Niente di particolare. Sti shop. Guarda, proprio cosa si può controllare. Questa cosa è una cosa che è abbastanza figa. C'è oscuro fuori, insomma. Così lontano che posso vedere. As the eye can see. È tutto buio oltre gli occhi che possono vedere. Insomma, è buio fuori, basta. Ok, è bloccato. Possiamo correre. Oddio. Cioè, il tasto per correre è proprio rotto. E devo correre. Oddio, no. Lo sapevo io. Mi uccidono con qualche fuoco. Non c'è niente. Bottiglie di vino sono allineate nello. Oh, scaffale. La mensola, insomma. Che si mangia? Oh, an extravagant candle light. Vabbè, una stravagante candela sopra il tavolo. Ok, quella cosa. Quello è veleno. È veleno. Oddio, ci possiamo andare? Oddio mio. Una zuppa con uno strano colore. Messa dentro un recipiente a forma di teschio. Bevila, non fare un cazzo. Cristo, possiamo spostare se è uno stupefacimento? È fissato. Ah, solo questo. Sì, ma lo so che è veleno, dai. Vabbè, vediamo. Davvero? Nevermind, non importa. Non so cosa fare. Vabbè, torniamo in giro intanto. Allora, tanto salviamo. Cristo, corri. Come si salvava col gatto? Ok. Non so dove andare, anzi. Sì, vabbè.
è normale, una casa. Stupida orologio, Cristo mio. Sto divino. Ok. Aprire quando la casa torna normale. Vabbè. L'ho letto 100.000 volte. Niente, l'unica cosa che mi sembra che si può fare è bere quel cazzo di cosa. Vabbè. Tanto. E lì mi ero salvato. Sì, ma tanto so che muore. Perché è veleno. Oddio. Viola è stata avvelenata. Ma va. Ma va, ma che novità, guarda, come se non me l'aspettavo. E vorrei sapere che cosa dobbiamo fare. Oddio. Aiutiamo questa qui, oddio. Sì, vabbè, parliamoci. Ah, sono occupato. Non farò un cazzo. Vabbè. Dai una mano. Oh, thank you. Che cazzo. Oddio, che si deve fare, madonna. 6 minuti. Ancora siamo all'inizio. Dai, che devo fare? Ok, questo video durerà all'incirca come quello prima. Quindi 10 minuti. Vabbè, boh. Un focolare. Ah, adesso non mi dice più di entrare dentro. Vabbè. Aspettate. Quando ho bevuto il coso si è sentito qualcosa aprirsi. Non è che era questa porta che è chiusa. È bloccato, infatti. Quindi devo trovare l'antidoto del veleno allo stesso tempo. E lui dice che le. Là c'era scritto che le tagliare. Ah, guarda, là c'è una lettera, non l'avevo vista. Vediamo che dice. Taste poison. Non lo so che significa. Bevi. Ah, bevi il veleno. Queste sono vuote. Se queste sono piene, ho scoperto come si risolve l'enigma. Ovviamente. Cioè, poteva mai essere pieno? No, non penso. Poi forse il vinello. Boh, dobbiamo bere di nuovo. Cristo, basta. Sì, Viola è stata avvelenata, poi. Oddio mio. Sto per certo che questo sarà uno di quei stupidi enigma difficili. Enigmi. Qua abbiamo tagliato la scorsa volta rosso. Cristo, apri. Ok. Bevi il veleno, poi. Perché lag, che fastidio. Ok. Può essere che il vino è la cura. L'antidoto, quello che cazzo è. Vabbè, no. No, è troppo. Cioè, ci sta troppo a fare. Ad arrivare fino a lì. Dobbiamo trovare qualcosa per disintossicarci poi. Forse prima dobbiamo bere. Boh, non so, non ne ho più pallida. Questo, oddio. Questo coso parlava di. Ah, vediamo. By using such hard to clean sarebbe. Penso. Fazzoletto per pulirli. The cold iron, si fa, additional. Non ne puoi prendere uno. Oddio, che dobbiamo fare? Questo gioco mi terrà occupato tantissimo, intanto non ne sono certo. Questa parte non sto facendo niente. Il veleno. Veramente.
Ah, Asdil bug. Aspettate, qua c'è una sedia, possiamo farci qualcosa con questa sedia. Sì, forse ho capito. Là, davanti c'è un coso. Mamma mia, spero che ho ragione, spero che ho ragione. No, dai, che palle. Era un'idea, proprio questa idea ci stava abbastanza bene. Cazzo. Ho visto che si può aprire il menu. Ah, i team, vediamo che cosa. Una lettera e una. Oddio. Proviamo a berlo e poi. Ah, oh, che schifo. Meglio non dirlo. Proviamo, dai. Bevi, bevi. Sì, ho capito. Proviamo un attimo, anche se. Ah, se riproviamo di nuovo. Ecco. Ah, perdiamo vita solo se ci muoviamo. Geniale. Come facciamo? Quindi. Oddio, perché gli sono scomparsi gli occhi? Madonna. No, davvero seriamente che devo fare gatto? Vabbè, un cazzo che sono vicinetto. Ah, non notare che si può correre anche tenendo premuto A. Fantastico, più comodo. Stupidi scarafaggi, morite. Stavo. Sink, Max, Wiggle, Rusty, Fauci. Insetti gironzano intorno alle cose. The Rusty, arrugginito. E beh, insomma, accanto al lavandino. Nel lavandino arrugginito. Ci sono degli animalazzi. E se proviamo a dargli il coso? L'Inks. Non so neanche cosa sia. Sinceramente. Andare a lui. Oddio! Oh, grazie, va se avevo bisogno di una mano, o due. Let me show my apprezzo. Ah, lascia che ti mostri la mia comprensione. E ti muto una chiave silver. E ora con questa chiave, visto che è in silver, dobbiamo purificarla con il veleno. Ah, geniale. Dai, 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 che ci ho fatto? Apriamo il menu. Silver key. Yes! Bowl with key, ma metti nel. Oddio. Sì, si è aperto qua. No, visto che si era aperto. Gesù, bambino, possiamo andare a salvare. Ok, sì. Ok. Una bottiglia di vino. Oddio, il libro si è chiuso. Il tizio non c'è più. Oddio. La porta si è aperta. Sì, ci ho fatto risolto l'enigma. Non so come ce l'ho fatta. Oh, madonna mia. Oddio mio. Oh, calmi. Ok, ho paura. Come possiamo salvare? Un ornamento di un gatto decorativo. Preso! Questa mi picchia, di sicuro. Un'armatura raffigurata con una lancia. Si sente come se. No. Mi sento come se si potesse spostare da un momento all'altro. Secondo me, infatti, se ci passiamo. No, ce l'ho. E ci sono 14.000 stanze. Questo è bloccato, vero? C'è un piccolo messaggio nella porta. Salva la farfalla. Ok, non so che significa, però ho paura. Oddio mio. Effetto lugubre. Sì, ma ho paura. Oh, che messaggio difficile da prendere. Il ragno dai poveri occhi. He can't even tell colors apart. Là c'è la farfalla che dobbiamo salvare, che dice il messaggio. Vabbè, una.
una vecchia bookshelf, significa libreria, piena di ragnatele. Non c'è nessuna nota dentro. Oddio. Una allora, farfalla è bloccata nel cosa? Prendila. Non so farfalla. Io la scappiamo. Oddio. Cristo mio! Gesù Cristo! Mamma mia, che paura! No, non è che paura, è proprio se sono saltato in aria. Vabbè, vediamo un pochino. Quella porta per adesso non ci entra perché ho paura. Andiamo qui. Sì, non è che questa sia meglio, eh. Ci sono delle cose che brillano, ovviamente mi costringe a prenderle. Oddio, ho visto qualcuno nello specchio. C'è un vecchio giornale messo là dentro, leggiamolo. XXXX resistenza. Una resistenza è bruciata giù. XX e sua moglie. XX sono stati trovati morti nelle rovine. Boh. I loro corpi. I loro corpi. No, aspetti. Sento dei brutti rumori. Una storia divertente. Once upon a time. C'era una volta un ricco uomo. Pululava di tesori. Boh. He scarred and broken down in the woods. Che palle leggere. Basta, basta, basta. Cristo divino. Sì, bravissimo. Ok. Oddio. Un book intitolato La Witch House 1. Casa della strega 1. Le chiavi non aprono le porte nella Witch House. Ah, qualcos'altro serve come chiave. Ok. La forma della casa cambia dalla magia della strega. In base alla magia della strega. Qua c'è un'ombra. No, 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 è come prima. Oddio mio. Ok. Voglio scappare, ora non mi fa uscire. No, stranamente sì. Io non passo accanto a quella statua, però. Ma se passo accanto, pam. Ah no. Stranamente. Mi fido troppo delle asde. Comunque arrivo a 20 minuti, poi mi fermo. Che mi sto divertendo. Una figura. No, una picture, un dipinto di un gatto bianco. Si intona con la lana. L'ho messo. Donno mi. Ah, con una. Con della lana. C'è un pezzo di giornale. Leggi. La corda in un barile. Ah! I barili ci sono dove c'è il ragno. Un dipinto di una lady, c'è cioè una signora. Con il suo parasole in un. Come si chiamava? River fiume. Una piccola cosa. Non ricordo il nome mai. Manca un libro. Ok, dobbiamo procurarci un libro. Salviamo e andiamo a vedere se troviamo. Quella corda. Non liberiamo la farfalla, ma cerchiamo la corda. Un barile niente dentro. Un barile niente dentro. Niente dentro. Niente. 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 Ah, chi è? Hai preso una corda. Andiamo a salvare. Voglio vedere adesso come faccio a salvare la farfalla. Oddio, come lagga. Vabbè. Possiamo mettergli la corda, forse?
Genius. No, prendila. Penso che dobbiamo mettere. Vabbè, adesso non uccide. Che penso che dobbiamo mettere. Oddio, come lagga. Lo sapevo. Oddio, mi taglia la testa, che schifo. Vabbè, ok ragazzi, ci vediamo nella prossima parte. Vedremo nella prossima parte che cosa dobbiamo fare. Ok ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Mettete un mi piace, iscrivetevi, commentate, fate quello che volete. E vi ringrazio per tutto quello che farete. Ci vediamo nella prossima parte. Ciao ciao.